buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, venerdì 16 agosto. Festa del Duca di Urbino, circa 30.000 persone in città nelle quattro giornate della 42esima edizione. A Mondavio, grande successo per la 62esima edizione della caccia al cinghiale. Festa dei Cappuccini, 163 anni di tradizione per l'evento più longevo della città di Urbino. Tutto pronto a Fano per la 20esima edizione del Paese dei Balocchi, l'appuntamento è dal 17 al 20 di agosto. E apriamo l'edizione di oggi parlando del Ferragosto, giorno di festa che ha visto però ben 60 interventi effettuati dai vigili del fuoco nella regione Marche. Tra i più gravi, un incidente stradale a Piobbico con 6 persone coinvolte e un incendio che ha distrutto un fienile nella città di Fermo. In servizio 230 pompieri per coprire le emergenze del territorio con le squadre anche del nucleo sommozzatori, nucleo nautico e quelle per la lotta agli incendi boschivi. E sono stati in questi giorni di ponte, giorni anche di controlli che sono stati intensificati lungo tutta la riviera balneare della regione Marche. La Guardia Costiera con l'attività Mari e Laghi Sicuri 2024 ha messo in campo 5 mezzi navali e 3 terrestri per vigilare le zone dedicate ai bagnanti e quelle per le imbarcazioni al fine di garantire la sicurezza durante 2 giornate di grande affluenza turistica. L'obiettivo della sicurezza è stato assicurato, ha spiegato l'ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di Porto di Ancona. A fronte dei numerosi controlli effettuati, 210 in 2 giorni e 90 solo nella giornata di Ferragosto, il numero di sanzioni rilevate è stato decisamente esiguo, circa una decina. Tutto questo è un chiaro segnale di come sta cambiando l'approccio e la cultura della gente che va per mare anche grazie allo sforzo delle forze dell'ordine. E sono stati giorni di lavoro intenso anche per la polizia ferroviaria che ha intensificato i controlli per questo Ferragosto. Gli uomini del comparto di polizia ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo hanno controllato 1.886 persone, sono stati identificati 3 soggetti indagati in stato di libertà ed è stato rintracciato un minore. 5 le sanzioni amministrative che sono state emesse. E questo è il bilancio dei controlli intensificati in questi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie. E continuiamo a parlare di vicissitudini del Ferragosto. In un hotel-ristorante nella giornata di ieri un barboncino avvicinatosi ad un pitbull che era legato fuori dal locale è stato ferito a morte. Ha riportato ferite anche il padrone del barboncino che ha tentato invano di intervenire per dividere i due cani. È scoppiata una lite tra le comitive dei due padroni, i carabinieri di Monteporzio sono prontamente intervenuti per sedare gli animi. E cambiamo tema perché si è conclusa la festa del Duca di Urbino, 4 giornate in cui la città è tornata ai fasti del Rinascimento, contando circa 30.000 presenze nei 4 giorni. Appuntamento fisso nella serata finale con il gioco della Ita, che per questo 2024 ha visto la vittoria della squadra dei Nobili in Turchino con un 7-4 contro la squadra del Popolo, che ha giocato invece con il colore giallo. Presenti per l'occasione le campionesse Lucia Morico e Odette Giuffrida, immancabile il gran finale con i fuochi rinascimentali. Siamo 6 punti a 4. Siamo sul 6-4 e quindi i popolani devono accorciare le distanze assolutamente per poi sperare ancora nel pareggio, ma comincia a essere molto difficile. Vediamo i placcaggi da una parte all'altra, attenzione, dall'altra parte i Nobili cercano di arrivare. Vedete come si è ridotto il numero dei giocatori, si è ridotto sensibilmente, tutti esclusi, sono pochissimi adesso, ampi spazi per attaccare da una parte e dall'altra. Vediamo se i popolani gliela fanno, ma hanno un minuto per accorciare le distanze, forza! E sentite la voce del popolo, non è facile, ma attenzione, i Nobili dall'altra parte! E questo, caro Luca, che è il punto del capo, è il punto del capo perché siamo arrivati a 7-4, direi che è il 12° anno della I. E allora è di color turchino. L'arbitro dice fine alla 12ª AITA 2024.
Ovetto. E allora facciamo un grandissimo applauso a tutti i giocatori, a tutti gli organizzatori, ma soprattutto a coloro che hanno vinto quest'anno per 7-4. Un applauso per i Nobili. Un applauso per la campionessa Odette Giuffrida. Il premio dalla presidente dell'ARS, dal sindaco. Questa è la statuetta della piscina Canavaccio, è il giavellotto spezzato in segno di pace. È un'opera del professor Mascia, Sport e Pace. Quest'anno siamo onorati di consegnarlo a te. Grazie, grazie di cuore. Un grandissimo applauso per Odette Giuffrida. Allora tutti i nobili qua per cortesia a ricevere il premio dal sindaco e dal duca Federico da Montefeltro che è qua, dalla presidente dell'ARS Maria Francesca Crespini. Si sta concludendo questa 12ª edizione della ITA. E allora l'urlo dei nobili, il capitano alza il trofeo 2024, 12ª edizione. E parte l'urlo dei nobili! E rimaniamo in tema di feste e rievocazioni. A Mondavi un grande successo per la 62ª edizione della caccia al cinghiale. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Mondavio è tornata a rivivere i fasti del Rinascimento con la 62ª rievocazione storica della caccia al cinghiale. Per 3 giorni in tutto il borgo storico si è potuto assistere a sfilate in costume, al Palio delle Contrade, a banchetti rinascimentali, spettacoli di giocolieri e falconeria e a laboratori per bambini. Particolarmente suggestivo lo spettacolo di suoni e luci che hanno avvolto la rocca roveresca. Quest'anno è il 62ª edizione, abbiamo avuto un anno di stop l'anno scorso e quest'anno ricominciamo cercando di rimantenere la tradizione precedente. Ecco, la manifestazione si svolge su 3 giorni, abbiamo incominciato ieri con il banchetto rinascimentale e il bivacco del popolo. Questa sera abbiamo la manifestazione classica con l'inserimento dopo cena del nostro spettacolo Suoni e Luci con proiezioni tridimensionali, fuochi d'artificio e uno spettacolo autoprodotto dal nostro gruppo. Abbiamo anche degli artisti che ci danno una mano in questi giorni, che collaborano con noi, in questo caso i falconieri che sentite in sottofondo le musiche del loro intervento, abbiamo giocolieri, abbiamo artisti del fuoco e che in qualche modo sui 3 giorni vengono intervallati anche da piccoli nostri interventi del nostro personale. Ecco. Un evento collaterale nostro è quello, una gara fra le contrade per quanto riguarda la compagnia di balestrieri e arcieri. Si svolge su varie manche che il clou sarà domani sera per il vincitore delle gare intermedie. Tra le altre cose il nostro punto di forza è lo spettacolo delle ancelle con il gioco dei nastri per il quale andiamo in giro per il mondo. Ecco. Serata riuscitissima, sia con una bellissima presenza al banchetto rinascimentale ma anche al bivacco, cioè ormai una cena popolare proposta ormai da diverse edizioni che sta riscuotendo sempre
sempre più successo. Oggi siamo nel clou della festa con il 14 e il clou poi vero e proprio sarà domani con la giornata del 15, stasera il nuovo spettacolo di suoni e luci che vedrà Piazza Giovanni della Rovere riempirsi e animarsi in una serata speciale. Una rievocazione che diciamo ha avuto sempre tantissime presenze, anche nella giornata di ieri c'è stata un'ottima presenza, speriamo che i dati lo confermino anche nella giornata di oggi. Sono giornate calde, ma poi appena scende il sole si sta bene, quindi Mondavi è uno dei comuni più belli d'Italia, abbiamo avuto la riconferma nel mese di luglio della bandiera arancione, quindi diciamo, tutti i riconoscimenti che stiamo riscontrando stanno dando buone presenze turistiche in questa estate mondaviese. E parliamo ora della festa dei Cappuccini, 163 anni per la festa più longeva della città di Urbino. È arrivo della Pechini, chiamami. Simona. Non sei più quello che mi dava sì tanto calore, mi bastano, lo sai, le tue poche belle parole. Allora, siamo partiti con la 163esima edizione della festa dei Cappuccini. Dopo, bisogna dire questo, un'annata straordinaria che è stata quella dello scorso anno, cerchiamo di ripeterci, speriamo che il buon tempo ci assista, il tempo atmosferico chiaramente. Questa sera si stanno esibendo Mirko e Simona, e il prato del Colle dei Cappuccini è pieno di gente, così come lo era pieno anche oggi a pranzo, perché il giorno di Ferragosto c'è il tradizionalissimo pranzo della festa dei Cappuccini. Continueremo per altre quattro serate, perché anche quest'anno abbiamo deciso di fare cinque sere, quindi domani sera avremo la terza idea, e sabato Max Gentilini, avremo poi Alessandro Mangani e poi una serata un po' per i più giovani lunedì con il DJ. Devo anche dire che ci saranno degli interventi diversi oltre alla musica, per esempio sabato sera avremo delle incursioni del cantastorie dialettale Duccio Alessandro Marchi e anche Oliviero Luslini che reciterà delle poesie bellissime. E domenica sera invece alle 19, oltre alla musica da ballo al solito e lo stand gastronomico, avremo Enrico Maria Sacchi e Gabriella Bernardini che ci spiegheranno l'acquedotto romano di Urbino. Insomma, un incastro di tante situazioni per un evento che, anche se un po' fatica, con grande passione cerchiamo di portare avanti da 163 anni. Siamo sempre noi da 163 anni e se non ci piove è sempre un momento bellissimo per tutti gli urbinati. Se non puoi trattarmi male, ricordo quella sera, con te io sono sincera e poi ti chiedo solo, ricordati il perdono e spero solo che... Allora, quest'anno tra le tante novità ci siamo rifatti le divise e abbiamo tutti questa maglietta e questa paranza nuova con la scritta aiutaci ad aiutare. Il primo obiettivo per la società del soldo storicamente è quello di aiutare le famiglie urbinati che sono in difficoltà, quindi già lo scorso Natale abbiamo donato a 6 famiglie in difficoltà dei buoni alimentari. E sia questa manifestazione tradizionalissima, la festa dei Cappuccini, che altri eventi durante l'anno, la finalità di questi eventi è proprio quella di raccogliere dei fondi per aiutare queste famiglie in difficoltà di Urbino. Naturalmente, partecipando alla tradizionale passeggiata al Colle dei Cappuccini, venendosi a trovare, mangiando allo stand gastronomico, ballando con noi, eccetera, eccetera, ci aiutate, contribuite a questa raccolta fondi per le persone in difficoltà di Urbino. Via via, Ale, per gli amanti del liscio, sì!
E dagli eventi passati passiamo agli eventi futuri. È tutto pronto a Fano per la 20ª edizione del Paese dei Balocchi. L'appuntamento è dal 17 al 20 di agosto. Ci siamo. Siamo arrivati al giorno precedente, dopo un lavoro immane di preparazione. Domani è sabato, c'è un'inaugurazione importante perché abbiamo scelto un sindaco quest'anno importantissimo, un giornalista televisivo, Domenico Iannacone, che parlerà delle sue storie, di quello che in questi anni ha proposto su Rai 3. Quest'anno, oltre al sindaco del Paese dei Balocchi, lunedì nominerà anche il cittadino onorario, che è Fabrizio Macchi, un paralimpico che è stato a 4 Olimpiadi, e verrà a parlarci della sua storia, molto dura, molto difficile, che poi però è sfociata in una grande impresa sportiva, e quindi verrà a contarci la sua storia, grazie anche al nostro amico ormai del Paese dei Balocchi, il giornalista Luca Pagliari. Entrambi gli ospiti vengono a parlare del tema di quest'anno, trattare il tema di quest'anno, che è Infiniti, le virate coraggiose della vita. Parla di persone che nella loro vita magari hanno avuto problemi, in questo caso fisici, e che però hanno virato in maniera coraggiosa e quindi sono riusciti a diventare un esempio per altri, per la loro energia che hanno trovato nei momenti di difficoltà. Oltre a questi momenti, diciamo, ufficiali, poi anche qui, oltre alle cose per bambini e per ragazzi, anche la tradizione al Paese dei Balocchi, perché abbiamo comunque il ballo liscio, due orchestre, domenica la tradizione e lunedì Luca Bergamini. Quindi non manca nulla al Paese dei Balocchi, ed è un paese per tutti, per i bambini, per i ragazzi, per gli adulti e per ogni anche tipo di spettacolo diverso, dallo spettacolo di racconti a uno spettacolo della balera, del ballo liscio. Come ormai tradizione, quest'anno chiaramente abbiamo cambiato le giornate, quindi partiamo di sabato e finiamo di martedì. Martedì ci sarà invece lo spettacolo che ormai è diventato un must al Paese dei Balocchi, grazie alla preparazione di Alcmena Studio Show. C'è questo spettacolo pirotecnico musicale con parole, luci, ormai diventato importante e anche significativo, e quest'anno è dedicato al tema e si chiama Virate Coraggiose. Questa è una festa molto complicata, molto complessa, fatta di tante cose, ma perché ci sono molti volontari che si impegnano sia al montaggio in questi giorni, sia poi anche nelle 4 giornate di festa. Ci sono più di 150 volontari che lavorano. Quindi si basa su due pilastri fondamentali, il volontariato, e si basa soprattutto anche su alcuni sponsor che ci sostengono da sempre, perché a cui piace tanto il progetto Paese dei Balocchi. E ora una parentesi sportiva, torniamo a parlare della mega box ondulati del Savio Vallefoglia, che ha avviato al Pala Dionigi di Montecchio la preparazione per il campionato di A1 2024-2025. L'allenatore Andrea Pistola e il suo staff hanno spiegato come si sia partiti con una parte della squadra. Dalla prossima settimana in palestra e in piscina ci sarà anche Gaia Giovannini, reduce dalla medaglia d'oro olimpica. La squadra sarà al completo da settembre, quando arriveranno anche le ragazze che stanno giocando per le qualificazioni per i campionati europei. Intanto è in pieno svolgimento la campagna abbonamenti per la prossima stagione di A1, che partirà domenica 6 ottobre. E guardiamo agli eventi, agli appuntamenti per i prossimi giorni. Il primo dei concerti lirico-sinfonici della 45ª edizione del Rossini Opera Festival si terrà domenica 18 agosto alle 15.30 al Teatro Rossini. Avrà come protagonista il tenore Gregory Kunde con Alessandro Cadario alla guida della filarmonica Gioacchino Rossini, con il pianista John Smith. E sempre domenica 18 agosto alle 21.15 segnaliamo al Durante Festival il debutto del Roger Correa Italian Quartet, del concerto intitolato Jazz Brasil, grazie al quale Brasile, Italia e Argentina si uniranno a suon di musica. E Pesaro 2024 celebra Massimo Dolcini con 5 giorni di serigrafia a cielo aperto. Sabato e domenica si conclude la decorazione del pavimento di Piazza della Creatività con la stampa serigrafica in strada. Dal 19 al 21 agosto, laboratorio per tutti, a partire dai manifesti storici del grafico che dopo 30 anni prendono vita nello spazio urbano e dialogano con i cittadini. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, ora vi lascio le previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per sabato 17 agosto. Giornata con cielo variabile.
possibili temporali lungo i rilievi appenninici. Temperature in calo nei valori minimi.